Ecco l'albergo di una notte da leoni. Stiamo andando a Kanchanaburi, quindi lasciamo Bangkok. Guardate cosa stanno trasportando, una barca lunghissima. Veramente enorme, ma come fanno a fare una curva? Ui! Siamo arrivati a Kanchanaburi, solo un'ora. Sei contenta? Sì. Sei felice? Sì. Andiamo a trovare la sorella, your sister, eh? Dopo ormai penso un annetto che non la vede. Tu vuoi cambiare il fiore per il Buddha qui dentro la macchina, ma hai scattato il verde e la signora sta ancora qui. Ok, vai. Guarda, mica aspetta che ci fermiamo per cambiare l'omaggio al Buddha. Alfredo, l'omaggio a sto Buddha qua. Sì. Guardate cosa fanno i Thai per non abbronzarsi. Praticamente si è messa un asciugamano nel viso, ha fatto dei buchi per gli occhi e via. E si prosegue a vendere le spremute. Siamo appena arrivati a Kanchanaburi, ci siamo seduti in questo ristorante fantastico con una vista incredibile su questo giardino enorme con un laghetto lì in fondo. Si sta benissimo, non è caldo, ci saranno 28 gradi ed è questo uno dei quei locali da non perdere. Siamo appena arrivati a Bo Poi, prima di andare a casa della sorella di Tui, la quale ci ha invitati per cena, siamo venuti a fare un po' di rifornimento per il cagnolino e per appunto la sorella col fidanzato. Stiamo comprando un po' di cibo, qualche riserva per i prossimi mesi, come questo riso enorme e altre cose che abbiamo preso prima in un altro supermercato. Qui il turista non esiste, è proprio impossibile trovare degli occidentali. Siamo a Bo Poi, nessuno conoscerà questa città. E niente, siamo felici perché tu non vedeva la sorella da un anno circa e stiamo portando qualche regalino, visto che anche il Natale l'ha passato lontano dalla famiglia. Ma com'è Bo Poi? Eccola qua ragazzi, questa è Bo Poi, è semplicemente una strada con qualche ristorantino Thai ovviamente e delle casette ai lati. Questa è Bo Poi, non c'è nulla di nulla. Ciao Beck. Allora, sei contenta tu? Questa è la casa della sorella col fidanzato e stasera mangiamo qui. Thank you Beck. Andiamo a salutare la sorella? Sister? Togliti le scarpe prima, eh? Vediamo che succede dopo un anno. Tu vedi la sorella? Sadikap? Yes? Sadikap? Sabadi mai? Hello! Ecco! Sadikap! Sadikap! Ciao! Suai! Guardate cosa ci ha preparato la sorella. Questo è riso appiccicoso, glutinoso, chiamiamolo come volete. Il pollo alla griglia, varie salsette Thai, maiale fritto e da quel pentolone escono dei gamberi. Si mangia stasera, eh? Ma che gentile, In. Thank you, Kopun Kap. Brava tu, ma te ti conoscono già, lo sanno già che sei brava. Eccolo qua, il cibo ha un profumo delizioso. Ah, ci sono anche gli arachidi. Grazie sister. Mamma mia, questa frittata è deliziosa. È arrivato quest'altro piatto nel frattempo, dove c'è un maiale marinato cucinato in maniera diversa, ancora non l'ho capito come, da accompagnare col peperoncino, cetriolo e l'aglio fresco, signori.
Evviva, grazie Listerine. Lui si chiama Dudik ed è il cane preferito di Tui. Vieni lì, fai il massaggio, anche i cani. Sabadi main. Siamo venuti adesso in un locale qui a Kanchanaburi a bere, abbiamo salutato la famiglia di Tui. Bellissima serata qui a Kanchanaburi e domani si ritorna verso Phuket facendo una sosta in qualche paese di mezzo. Ultimo giorno a Kanchanaburi, facciamo colazione, andiamo in giro a vedere un po' la ferrovia della morte che sta qui vicino a questo bar e poi cominciamo il viaggio di ritorno verso Phuket. Ecco la colazione di Tui, sono funghi fritti. Com'è? Buono? Aloy. Aloy. Buono. Pensavo fossero solo funghi fritti, ma no, ecco qua. Ci abbiamo pure un uovo, un po' di bacon e tante verdure grigliate. Prima di tornare verso Phuket, tu mi hai chiesto di andare nella casa dove è cresciuta per controllare la situazione, perché manca ormai da qualche anno. Quindi ora ci andiamo, con l'occasione ve la mostro. Tu sei contenta che torniamo a casa? Sì. Che vai a vedere la tua casetta? Hai scelto. Perché hai cambiato la maglia? Siamo sempre a Kanchanaburi e questa è una zona molto di residenziale, cioè più, sono le campagne di Kanchanaburi.